Siamo a Milano nella sede del CRS Amplifon con tre giovani ricercatori italiani che sono stati oggi premiati con le borse di studio dell'edizione Scholarship 2017 e che trascorreranno una parte del loro tempo lavorativo all'estero presso università e centri ospedalieri per approfondire argomenti di ricerca particolari. Cominciamo con la dottoressa Roberta Anzivino della scuola di Gaetano Polodetti di Roma, che ci racconta la sua esperienza e soprattutto i suoi obiettivi di ricerca. Sì, l'idea della mia ricerca nasce nell'ambito degli impianti cocleari che ho sempre seguito e che hanno sempre orientato la mia formazione e tutto il percorso dei miei studi. In particolar modo ho seguito nel tempo e continuo a seguire pazienti impiantati, nella maggior parte dei casi adulti con ipoacusia postverbale, che nonostante i buonissimi risultati in campo di percezione verbale lamentano ancora alcune difficoltà in contesti percettivi alterati, come può essere un contesto musicale o un contesto di rumore. Sappiamo dalla letteratura scientifica che sono state proposte varie ragioni che vanno ad alterare questa percezione, e tra queste la fa da padrone ultimamente, sia da un punto di vista clinico che scientifico, la presenza del fenomeno di mismatch, ovvero il disallineamento esistente fra le bande frequenziali degli elettrodi imposte convenzionalmente dai software e il pitch realmente evocato dai diversi elettrodi al paziente. Sappiamo sempre dalla stessa letteratura e diciamo che il professor Zvirsky e i suoi collaboratori che fanno parte del Langone Medical Center della New York University, con cui avrò l'opportunità di poter collaborare, hanno proposto diverse metodiche per poter superare questo problema. In primo luogo, la prima opportunità è quella di lasciare che il cervello, tramite la sua possibilità di plasticità neurale, vada ad adattarsi al nuovo spettro frequenziale imposto dal nuovo mappaggio. La seconda opportunità è quella di poter manualmente riallocare le tabelle frequenziali degli elettrodi sulla base delle sensazioni soggettive del paziente. La terza possibilità è quella di poter stabilire una nuova tecnologia di elettrodo e una nuova metodica di inserimento e modalità di inserimento per poter rispettare la tonotopicità cocleare. Cercheremo, attraverso procedure di pitch matching, di stimare quantitativamente l'effettiva quota di mismatch esistente in una popolazione di circa 100 pazienti con impianto monolaterale e residui uditivi validi e sfruttabili controlateralmente, per poter poi decidere quali delle tre metodiche possa portare a risultati sia oggettivi che di giudizio soggettivo del paziente migliori e poterla quindi utilizzare nella pratica clinica. Accanto a lei c'è Roberta Di Mauro, anche lei romana, dell'Università Tor Vergata, professor di Gerolamo. Qual è il suo campo di ricerca? Allora, ultimamente mi sto interessando molto della parte di neuroscienze legata all'audiologia. Sono anche al primo anno del dottorato in neuroscienze, quindi mi interessa particolarmente questo ambito. La mia ricerca nasce dal fatto che è ormai consolidato il rapporto esistente tra ipoacusia e decadimento cognitivo. Il motivo per cui c'è questo rapporto ancora non è stato provato, ma le teorie sono molteplici, tra cui la più importante è quella del fatto che un soggetto ovviamente ipoacusico utilizza e sfrutta maggiormente diverse aree cerebrali, portando ad un consumo maggiore delle aree cerebrali non prettamente audiologiche e quindi a un deterioramento di quest'ultime. Oltre a ciò, studi più recenti dimostrano come soggetti ipoacusici che vengono trattati con impianto cocleare hanno una vera e propria rigenerazione tissutale nel sistema nervoso centrale, per cui aree precedentemente atrofizzate riprendono a funzionare, aumentano lo spessore dopo l'impianto cocleare. Si ha proprio una rigenerazione del network neuronale, non soltanto in regioni quali la corteccia temporale, quindi uditiva primaria, ma anche altre strutture cerebrali. Partendo da questo, si è ancora visto però quali sono i reali effetti del trattamento dell'ipoacusia in pazienti che hanno anche già il decadimento cognitivo.
Quindi mi sono posta il dubbio di vedere se il trattamento dell'ipoacusia, anche in soggetti che già hanno un decadimento cognitivo conclamato, possa riportare comunque a un rimodellamento cerebrale o no, e quindi se il trattamento possa in qualche modo rallentare il decadimento cognitivo. Per cui andrò a studiare questi pazienti reclutati alla clinica di Francoforte, li testerò con una serie di esami, oltre a esami neurologici quali l'Hearing Impairment Morreal Cognitive Assessment, l'Oldenburg Sentence Test e più oggettivi quali il tensore di diffusione. Nel momento in cui vengono reclutati e poi a 6 mesi dopo il trattamento con protesi acustica e o training audiovisivo, per oggettivare proprio quello che è l'eventuale neuroplasticità anche in questi soggetti e quindi capire se il trattamento dell'ipoacusia può prevenire e rallentare lo sviluppo del decadimento cognitivo. Enrico Muzzi è il terzo ricercatore premiato oggi e fa parte della scuola di Trieste, del Borlo Garofalo, quindi audiologia pediatrica. Dottor Muzzi, qual è il suo campo di ricerca in questo specifico? Sì, la mia ricerca parte dal presupposto che stanno aumentando le indicazioni all'impianto cocleare e che l'offerta di strumenti, vale a dire elettrodi di morfologia diversa, con caratteristiche tecnologiche e geometrie diverse, sta aumentando di pari passo. Non è facile scegliere l'elettrodo più adatto per la tipologia di paziente che abbiamo di fronte, e la ricerca si propone di sistematizzare quest'ambito in modo da selezionare l'elettrodo più adeguato per le malformazioni cocleari, per coclee di diverse dimensioni e anche in base alle necessità di rispettare i residui uditivi e di rispettare l'anatomia e la fisiologia cocleare nel modo più accurato possibile, evitando ad esempio il salto di scala dell'elettrodo e inserimenti incompleti oppure di incontrare ostacoli all'inserimento per morfologie particolari della finestra rotonda o dell'anatomia intracocleare. Buon lavoro a tutti voi e complimenti. Grazie. Grazie.